minuto e cinque. Gabri. I gravaioli passano il turno per l'assenza degli avversari. Cinque. Guardate subito che la Formula 1
Batteria delle ore 16 qui dal Circolo Nuova Europa in Faenza. Quelli che vedete inquadrati sono i campioni uscenti, campioni in carica, chiamatemi come volete, sono i campioni dell'anno scorso, Alessandro Stella e Maurizio Topoli. C'è una foto che sarà nella colonna. Se la vedranno contro Richard Gagliandro e Gabriele Ieva. Gagliandro di Gatteo, direi. Chiedo rinforzi a Bagli, che magari lui lo sa. Cosa? Gagliandro di Gatteo? Sì. E Gabriele Ieva di Foligno. Mentre uno che sta vicino a Gagliandro è Alessandro Stella, perché è di San Mauro Pascoli, che credo che a occhio da Gatteo non disti più di 3-4 km. I due laterali per Alessandro Stella rimangono tali. Sinceramente abbiamo adesso come adesso è già messo qui, perché lo zoom con YouTube è proprio in campo. No, con YouTube è molto più difficile con Facebook, perché non sta, ci abbiamo provato. Sto dicendo, Enrico, se fai un po' di zoom. Fatto. Ah, ma anche a me mi fa su, mi si allarga. Basta, non muove. Si vede il biliardo. Fermo. Così va bene. Vedete che così va benissimo, se faccio vedere. Maurizio Topoli alla costa di Tre Sponde, risalire sono entrambi membri della squadra di uno qui a Nuova Europa, una squadra che tra l'altro devo dire per certi versi non ha entusiasmato. Gagliandro, come sapete, gioca a Bussecchio, ma Gabriele Ieva invece qui in Romagna non gioca, gioca a Grotta Zolina nelle Marche, e direi a Pantalla nel campionato umbro, che gioca però le sue partite a Marciano. Obbligato a non rispondere da Castello. Tutto buono. Mm.
solo per il punto. Secondo me qui temeva il lancio di palla, perché darsi più veloce si rischiava di stare larghi e prendere la rossa, perché c'erano queste nuvole di biglie che davano un po' fastidio nel lancio di palla. Vediamo che Galeandro non fa del suo del tiro di braccio ad alzare il suo forte, è uno strepitoso bocciatore da chito, un grande accostatore, magari sui tiri diciamo che lascia qualcosa, però il fatto che sia master un'idea ve la deve dare, nel senso sta migliorando, sicuramente non è il suo piatto forte, è quel tiro di realizzo come lo chiamo io. Tanto tanta gente a vedere. Le sto quantificando almeno un centinaio di persone, penso, non ce ne sono tante di più. Ma qui il biliardo è sentito, basta ricordare che non più tardi, diciamo in epoca pre-Covid-19, chiamiamola così, qui si svolgevano nel mese del biliardo che è iniziato proprio con questo campionato italiano, addirittura il campionato faentino di tutte le categorie separato, più di Goriziano, di 3x2 e avevo 3 settimane. Adesso queste gare sono state tolte per purtroppo parecchi hanno abbandonato l'agonismo, ma per farvi capire quanto qui a Faenza si mastichi di biliardo. Se riesco una carrellata 66-45 per Caminiti Galliano su Delves Benedetti e Sara Casadei. Finale di batteria, quella che abbiamo lasciato indietro, molto indietro, 33 25 per Drei e Turrini, 25 per Sura Bassi, poi 39-38 Merloni Sandroni contro Bussetti e Lemmi, 21-15 che diventa 24-15 per Celani, Panniciao, Posti a Beffacchiarini, mentre l'altro passura Michael in coppia con Spadoni è sotto di 8 lunghezze su rotoli e scali. Intanto Galeandro fa vedere che quello che ho detto più o meno corrisponde a verità. 4 punti per lui, 7-3-4. Galeandro fa vedere che la seconda cosa che dice su di lui è vera anche quella oltre alla prima, perché questo non era un punto facile. No. Tra l'altro entrambi i bocciatori sono prediligono di tenere il pallino in questa zona.
50-25 Drei Turrini su Vassura Bassi. Ricordo domattina dalle 11 cominceremo a trasmettere fino all'ultimo punto della finale. Per stasera vedremo fino a che ora andremo avanti, ricordisco che dobbiamo ricaricare noi e i dispositivi. Tutto dopo con questa lunga corta, se il biliardo cala come al solito sarà perfetto. Camminite vince. Vincono Camminite Galliano da Casadei, Sauro e Delves Benedetti. Semplice per Eva, ma solo una possibilità, giocare con un centimetro sulla sua. È rimasto largo, tirerà l'ultima. Però lunga e corta, stavolta una doppia carambola, giù adesso la prende però, eh. Niente da fare. Beh, due errori che si potevano anche evitare, devo dire. Ha fatto praticamente un gioco in un fazzoletto, a momenti ne faceva 8, ne ha fatta solo 5.
solo naturalmente tra virgolette, ma il tiro che avete visto è sconsigliabile a quelli che non hanno sensibilità nelle mani. Alessandro Stella al servizio. Grillo interno di seconda passata. La calata c'è, ma non è sufficiente per il 10. Come vedete si gioca laggiù in fondo, dentro sponda corta. Credo che sarà una caratteristica di questa partita quasi totale. Una prima non bellissima, non perfetta. Terza biglia leggero taglio di Stella, attenzione alla spinta, riesce a prendere un interno e quindi segna. Situazione 3 contro 1, ma non semplicissima. Ha rischiato tanto sbagliando, perché potevano girare solo le rosse. Buon per lui che è riuscito a segnare. Di entrare Galliano.
11-10 in questa partita che non è ancora decollata. Luigi. Costo. Abbigliato 1 per il turno dell'ora 15:17, Gallici, Bainardi, Ludovico, Petrini. In versione puntista. Compone. Fare il bruciatore e tenere il puntista. Bruciata per Alessandro Stella 12-10. Di prima, altro laterale, questo è un biliardo che la bocciata di Stella non,
non mai spogliato. No. Intanto nella finale di batteria da 50 a 25 siamo 53 a 57. Quindi se so fare bene i conti ci dovrebbe essere un 32 a 3 di parziale. Risponde Ieva. La porta di Gagliando sul pallino in testa. Non entra a sufficienza, perso il vantaggio di Billy. Ordine di casella. Visto che nessuno spera di riempire le palline, no. Non possono neanche farlo. Solo per le cose coppie. Sì, sì. Ottima biglia. Larga e non di poco, dobbiamo dire. Sette a 10 direi. Vedo di prima. E laterale di seconda, vediamo se c'è il rientro stavolta, assolutamente no. Thank you.
Per il turno delle ore 17, abbigliato 7, aspetta Turroni, Zanelli, Bianchetti, Torchia. Chi? Turroni, Zanelli? Di Milano. Difficile questo punto. Vediamo se ha l'angolo buono, direi di no, stretta. Situazione 2 contro 0 per Toffoli e Stella. Pallino libero di Zoppoli, assolutamente stretto, paga 4. Altro pallino per Alessandro Stella, 22-14, sta facendo una vera e propria collezione. Ribadiamo che il biliardo non aiuta la sua caratteristica nella bocciata. Suggerirei il filotto di prima. Trova il 10 stavolta. Anzi, trova il 12. Mini break, 34-14. Adesso vado a memoria, ma direi che i pallini sono 6-2 o giù di lì. Ma la coppia Ieva Gagliando sta giocando ampiamente sotto le proprie possibilità. Thank you.
170 collegati in questa parte. Fabulano i due giocatori del Nuova Europa. Sale tre sponde, Stella, bene, segna. Adesso trasponde per Lieva, sembra preciso, così è. Corta, o forse larga, o forse tutte e due. Le chiacchiere fuori e togli dentro la porta, grazie. Corta Gagliano, entra poco, nulla di fatto. 15:34. L'otto di prima, 10 di seconda. 25:34. Tanto chiudono Vassure Bassi e passano
nel girone finale. Quindi i due finalisti, chi nell'altro? Cardinali e Vassura Bassi. Due sponde Eva, rimane largo, forse non segna. Non bene al momento nel gioco, nell'accosto, i due giocatori. Miliardo 2, Minocchi, Prati, Ponori, Capriotti. Ti vado ad allargare. Tanto Rotoli boccia 78-57. E la chiude e passa al turno successivo, quindi elimina Vassura Spadoni. Vediamo 6, Trini, Zoffoli, Andrea, Rugli, Rubani. Signori, andato lì e attendono con fiducia e pazienza. Tanto 76 Legnini Bussetti, 70 Merloni Sandro. Guardando in lunga corta Eva, ma o il due sponde, anche se volete.
Vediamo. Grande tiro di Masch, di Gabriele Ieve. Le Roux. Vanno davanti. Praticamente senza fare nulla, tranne questo tiro. 39-41. Alessandro Stella al servizio. I due laterali. E rimangono davanti Stelle e Zoffoli. 43-41. Risponde per Zoffoli a offendere. Alle tre sponde Gagliandro sembra più che discreto. Tanto avevano fatto partita Bussetti e Lenini, ma era rimasto in piedi un birillo, è stato abbattuto dalla prova. Con un rischio di infarto e di miocarditi, Merloni e Sandroni passano al turno successivo. Prova il trasponde di nuovo ad offendere Zoffoli. Vediamo se entra troppo poco. Abbigliato 3 per il secondo turno per Nitti, Gagliano, Bardi, Porcellini. Grazie, 6 minuto.
C'è l'ultima biglia per Alessandro Stella, ma è una biglia complessa. Il pallino deve rimanere lì, perché sennò si rischia veramente di prendere tanti punti. È un tiro non facile, assolutamente. Farà questo mezzo taglio, forse l'unica opzione possibile. Vediamo se la taglia a sufficienza aiuta il biliardo, ma non la taglia a sufficienza ugualmente. Punto rosso è una biglia in mano per Ivo Galliano, tanto vincono Celani e Pancia. Ma con il trasponde Galliandro sulla bianca la prende, ma passa nei gialli. Biliardo 4, Basinelli, Ravaioli, Merloni, Sandroni. ...44-43, conducono Chiboccia, rimpalla Galliano. Parti Porcellini, Biliardo 3. Di fare il giro, Ieva, per l'angolo zero, vediamo se riesce in qualche modo a segnare. Direi di no. Ha segnato invece. Torna su. Un minuto. Il tiro di calcio di Galliandro entra troppo. Il calcio Topoli, mezzo rovesciato, 12 di autore, 55-44. Grazie.
York 6. Costo Gabriele Ieva. Palla Stella e beve il massimo. Direi 9 da segnare. Grazie, non vengono mai da sole. Filotto di Galliandro, torna davanti, 61-55. Prima di Alessandro Stella. Risponde a tutto biliardo, cercare di cambiare, ed è cambiata la biglia. Sale bene Zoccoli.
Non facile questo punto, non facile. Fermato giusto Gagliando, ma mi sa che non ce l'ha fatta. È da misurare. Punto bianco, infatti. Difficile anche questo, perché ci vuole l'esatta entrata. Se entra giusto, è entrato giusto. 5-6-6-1. Delle fotocopie sono queste manciate. Il problema è che solo in un'occasione è stato fatto il pieno 60-61.
corta, lieva, trasponde, ottima. Gliardo 8, meno 7, Celani, Panicia, Rottoli, Scali. Bene, Stella. Un altro punto non facile, ma anche difficile, da passare da dietro. Ma è larga. Che anche questa non è stretta, riesce a trovare il pallino nella metà, bisogna vedere se ha segnato, direi proprio di sì. Due punti di prima per Zoffel. O corta, ma va bene. Prova a risalire anche lieva, vediamo se passa, non passa. Dopo lì quella di tirare quella lì vicino al castello, attenzione. Difficoltà assoluta, passa nei gialli, mancata veramente di un niente. Pari 61.
Di prima ritrova il 10 nel momento importante. 71-61. Costo di Gagliandro risponde. Risponde ad alzare o cambiare due pezzi e terza in arrivo. Sale discretamente, una bella biglia questa. Prima Gagliandro cercare di smezzare la biglia, troppo poco decisamente. Segna Iva, ma punto largo, se la mette dalla parte giusta, cioè di qua, potrebbe essere un problema dopo prendere il punto. Vediamo dove la posiziona il Gaiber nazionale. Solo corto. Santa due.
Galliano Eva 71. Dopo le stelle. Due punti, 64-71. Risponde, prova di mettersi a zona Maurizio Zoppoli. Questa è una bile fondamentale. Ricordiamo comunque che il titolare delle bile rosse è nel 64, quindi con un 16 vincerebbero la partita. Il problema è come fare 16 in questa situazione. Ad attaccare il pallino Gabriele Ieva. Vediamo se passa, non passa. Vediamo se segna, direi abbondantemente di sì. Thank you.
risponde ancora a risalire. Taglio Eva, vediamo. Sì. Indietro mi dovrebbe aver segnato. Due sponde in testa al pallino. Per chi vede sfocato, ricordo di ricaricare il filmato e pressionarlo sui 420. Veloce di Galliandro. No, tutto, c'era una serie di carambole tutte favorevoli. Intanto siamo 72 a 71, altra volata in arrivo. Thank you.
C'è sia dal tiro che vuol tentare Zoffoli, eh? Due sponde sbracciato, col braccio alzato da passare il pallino. C'è anche, vedete, lo sta mimando, quella carambola lì che può aiutarlo. C'è un problema, bisogna passare lì in mezzo. E vi posso assicurare che non è un problema da poco. Attenzione alla protesta balistica se viene, perché questo è un tiro. È un tiro che è meglio che chi ci guarda non lo pensi nemmeno. Qua, di là, bravo, ci va. Bravo. Buonasera. Allora, solo il coraggio di aver tirato, di aver tentato questo tiro, meriterebbe di averlo preso. E comunque chi ci guarda, quei 360 che ci guardano, non tentatelo. Si rischiano slogature, contratture e stiramenti. Io ve lo dico. La porta a casa il pallino e adesso tocca ad Alessandro Stella chiuderla. 72 pari. Vediamolo, 4, sono 6, vediamo se c'è il rientro, perché il dito c'era, come se c'era, c'è il rientro, c'è la chiusura. Anche qui rischi di infarto per chi tifa per i campioni italiani, ma è vero, il 12 Alessandro Stella ha chiuso, ma la biglia di Maurizio Zoffoli. Peso specifico altino, anziché no, andiamo dal maestro e da Demetrio Sandroni. Proviamo di posizionarci nel modo migliore. Allora qui abbiamo, come detto, Marco Merloni, Demetrio Sandroni, anche loro sono tesserati, sono nel roster del Nuovo Europa Faenza, opposti a Roby Ravaioli e Mario Pasinelli, una mista Ravenna-Bergamo. Ravaioli gioca la Cadel Vento in A1. Attenzione che ha tirato fuori subito dal cilindro un tiro, appena ci siamo collegati, subito un tiro di alta scuola. Questo giocatore che sa far tutto bene, solo a bocciare qualche problema nel gioco, un profondo conoscitore. Calma, ma spingere! Mentre Mario Pasinelli gioca la cantonese,
due squadre che sono messe una male, l'altra malissimo, nella 1. Andiamo a seguire questa partita. Al momento il segnapunti borbotta, chiacchiericcia, un 48-21 per la coppia Pasinelli-Ravaioli. Rimpalla il giocatore bergamasco. Sta bene palla da il giocatore di Grotta Azzolina, che gioca, come abbiamo già detto, nell'Iron Bar, nel campionato di eccellenza delle Marche, ma è nel roster anche qui la Nuova Europa. Prova Pasinelli a tamponare, tentativo non riuscito. Apparecchia la tavola Merloni ed è anche difficile difendersi. Di andare lì, Ravaioli non aveva altro da fare. Merloni ha provato un tiro larga, non di tanto ma larga, e sul punto non si sa di chi è. Misurazione richiesta. Thank you.
22:48 Demetrio Sandroni alla chat. Nulla di fatto. Chiaro l'intento di Sandroni, quello di accorciarla la bocciata, tenerla, non dico sotto al castello, ma in una mezza via, in modo da poter permettere al compagno di coppia di eventualmente sfruttare situazioni se si presenterà. Però questo vuole anche dire che uno che è abituato a fare un altro tipo di bocciata, per il Sandroni sappiamo tutti che prevede il pallino vicino a sponda corta bassa, vai a perdere di precisione e di conseguenza di percentuali a bocciare, appunto. Mette discretamente la prima, affonda Merloni, ma non ci riesce. Altro errore, questo grossolano, oserei dire. Adesso problema, sei sotto di 26, sotto di 3 biglie. Situazione delicata a dir poco. Vediamo se le pasine gli sfrutteranno queste tre biglie. Gioca sulla sua da passare alla bianca, da quel che ho capito. Andata bene. Chiaramente voleva prendere la sponda molto più sotto, doveva quasi non prenderla. Diciamo che tutto è bene, quel che finisce bene. 56-22 servizio, quasi niente. Doppia del fornaio, 64-22. Va bene la biglia di posizione, sarà un tre sponde, cercare di alzare il pallino. Stretta. È uno stretto però che potrebbe anche aver portato a segnare.
prendere più lo rosso in punto, è andata bene anche stavolta e l'inerzia acquista sempre più importanza. Risponde Sandroni. È difficile questo. Generalmente sono tutti complicati questi biliardi. Devi guadagnarti il filotto sicuro e appunto devi essere sempre molto sul pezzo, perché se ti dimentichi le loro caratteristiche non puoi segnare mai. Dietro risponde Marco Merloni, centra il pallino. Grande biglietto Roby Ravaioli. Avevo detto che nel gioco nulla da invidiare a nessuno. Ancora così nel servizio, non hanno preso il punto, ma era molto difficile. Cosinelli fa un altro birillo, si porta a 13 punti dal traguardo. Risponde con 3/4 centimetri. Volevano abbassarlo il pallino, indubbiamente, perché sanno che dall'altra parte c'è un signore che può tirarti fuori qualsiasi tipo di tiro d'attacco. Ecco che ci prova Marco Merloni, ci crede, ci prova e trova il rosso. Mm.
Avete capito perché voleva abbassare il pallino, vero? Due sponde Sandrone, sono in vantaggio di biglie i due giocatori scorso terzi questa rassegna, perso in semifinale da Molini e Sandoni in maniera un po' anche lì rocambolesca. C'è molto da lavorare ancora, facendo attenzione a non mangiarsi troppo il vantaggio. Per chi tira, grande tiro. Mentre Sandroni alla bocciata, direi 38-67. Trovo il filotto di prima, è stata spinta decisamente più lunga, non più di tanto, ma vedete, ecco, lo vuole portare in quella zona lì il pallino, non sicuramente in zona sponda corta, dove probabilmente non avrebbero gli stessi vantaggi, ecco, diciamo così. Pasinelli prova a risalire tre sponde, me la mette bene, molto bene. Tanto siamo 51-67. Sponde esterno a cambiare o alzare il pallino. Direi che è un'ottima biglia questa. Violi tre sponde. Anche lui è cambiato ad alzare il pallino. Alza il pallino sul largo e segna.
trasponde sulla biglia rossa del punto. A sfacciarla farà i 16 e segnare. Tutto qui, non è semplice, non è difficile. Stretta. Bisognava essere stretti, è stato troppo stretto Marco Merloni. Anche per lui questo era un tiro complicato. Ci riprova il maestro. Attenzione, la smezza. Rimane rosso il punto. Sono buoni 5, ma tanto bisogna solo affondare la bianca per gli 8 di colore. Ed è lo stesso tiro dei 5. Non mi è piaciuto. Va bene tirarla di braccio, ma bisognava tagliarla di più, decisamente. Due biglie si boccia per 10 per Mario Pasinelli. Attenzione, gli avversari sono 51, non sono vicinissimi, ma potrebbero ancora, in caso di non chiusura, dire la loro. Perillo esterno, attenzione che il pallino potrebbe rimanere alto. No, scende al limite ma scende. 72, 51. Bene la parte di Sandrone, quello che preoccupa il punteggio, però. Affonda Pasinelli, almeno tenta di farlo, prende il pallino, segue dietro e fa gioco. Di affondo anche per Ravaioli. Chiaro che l'obiettivo è quello di prenderne al massimo uno. Per adesso ci stanno riuscendo a indirizzare la mano in quella direzione. Che prova larga. Piatto 3, Dragone, Zio Merlo, Stella Zaffoli.
grande risalire, vediamo se arriva fino lì. Non ci arriva. 52-72. Tito nei regali. Grillo esterno. Mi sta bene. Vediamo l'angolo stretto. Terza in arrivo. Punti solo con pallino, sembrerebbe. E non facile. Parte lì, tra l'altro ti aiuta a essere stretto il bilancio, dall'altra no. Tiro veloce di merlone in stretto. Sto riprendendo, scusi. Ottima biglia. Si prova di affondare la bianca, poi sarà un otto di colore. Neanche troppo facile, difficili, scusate. Quella fine ha preso il pallino, ha fatto ugualmente gioco. Adesso bisogna passare il pallino di 5 cm circa verso il centro. Rischi zero, almeno così sembra. Niente, alla fine sono due biglie, direi. Prato. Cinque, 77, 54. Ce ne vogliono quattro, ci vogliono due birilli bianchi.
a sinistra poi in nero. Periglio di prima e tale rimane, bisogna vedere adesso se dove cade. Attenzione che bisognerebbe lasciarli stare i cani che dormono. 79,54. Chiaro l'obiettivo, che io non condivido, di Merloni di tirarle tutte e di andare fuori, però non condivido. Chiaro che tirare il pallino segni e dopo diventa un problema. Adesso puoi decidere soluzioni alternative, ma tanto è una biglia in meno in mano. E poi sono sempre 26 da fare. Un 16 e un 12, ci vogliono due birilli rossi. Vediamo. Un birillo? Due birilli, non è la stessa cosa, 62. Miliardo 5, Minocchia di Prati, Torrone di Zanelli. Al termine di questa partita, Minocchia di Prati, no, Torrone di Zanelli. Oh, il bagno del... Perché non mi chiedo se c'è uno di qua. Seguiamola questa partita, che potrebbe non essere finita. Ricordate come ho bruciato Pasinelli l'ultimo, Si va per il big play. Prova il maestro, ci crede, ci prova, ci crede, ma passa in mezzo. No.
deve fare 20, il maestro deve fare 20. E adesso ci vuole un 20, tanto il punto è bianco. Sta con il 20 lì, la massa. 20 lì ci sta. Sgambetti. Adesso il punto è bianco. Sì. Attorno. C'è altro per vittoria là. Che discorsi sono? La mimica di Travaioli non fa una piega. Ci sta a 16. Sta a 16. Vediamo. Forse non ha segnato. No, bianco il punto, tutta la vita. Su con il pallino e adesso bisogna trovare i 20 e sappiamo già che Marco Merloni inquadrerà la biglia centrale, calcio veloce più passate, non c'è altro da fare, e poi si vedrà chi ha vinto questa partita. Concentrazione e poi si va per questo tiro, non c'è altro da fare. Altro veloce del maestro, niente da fare. Vincono Ravaioli e Pasinelli. Noi andiamo immediatamente. Stanno provando, abbiamo un po' di margine. Andiamo immediatamente da questa partita. È una seconda. Inquadrati sono Lorenzo Turroni e Roberto Zanelli. Giocano Sasso Morelli. Zanelli è di Sasso Morelli. Turroni e Cesenato. Ce la vedranno con Yuri Minocchi e Massimiliano Prati. Di Forlì ovviamente. Tanto raccontiamo in radio cronaca quello che succede nel biliardo a fianco. Biliardo 2, Minardi, Batteria, Parti, Porcellini, Pasinelli, Ravaioli. Un
quanto si è incattivita la partita di fianco. 78 Ribani, Andrea Lugli, 75 Andrea Zoffoli e Matteo Grilli. Beh, sapete cosa vi dico? Andiamo a vedere la fine. Eccolo qui. Settantacinque chi tira, 78 chi guarda. Subito di chiuderla. Sono sempre contrario a questi tiri diretti. Bisogna, visto che giochi in due, secondo me bisogna che la posizione. Questa è una mia idea, quindi buttatela via immediatamente. Risponde Andrea Zoffoli, nulla di fatto. Pagati? Bravo. Non lo vuole più nessuno, è diventato il peggiore di tutti e anche uno che instiga la resa non lo chiama. Ma sai cosa ti dico? Che lo prendiamo al Whisper l'anno prossimo? No. Sì, cancello il numero di telefono. Andrea Ribani si inventa, ma vengo giovedì a Rosecchio. Va bene.
Doveva ancora venire questa sera. C'era pleno di spazio. Vediamo cosa succede. Manca un virillo. Vediamo se ce la fa. Toccate tutte. Il brillo non cade. E adesso o si fa l'Italia o si muore. È iniziata la partita fra Minocchi di Prati e Zanelli di Torroni. Ci andremo appena finita questa, quindi a minuti, forse a secondi. Finite, riuscito a rimanere dentro, vediamo cosa decideranno Zoffoli e Grilli, perché con due biglie si boccia per il brillo. Se si vuole fare dei giochi e dopo si va solo uno, ce ne vogliono due di brilli. Adesso una c'è, alla fine boccerà per il brillo Matteo Grilli, 78 a 78. Chiude Matteo Grilli. Erano rientrati sempre all'inseguimento, ma alla fine non hanno coronato l'inseguimento. Subito da eccoci qua, Pinocchi, Prati, Turroni, Zanelli, appena iniziato il match. Eravamo in situazione 2 contro 0. È andata bene. Cinque a zero. Grillo di prima, laterale di secondo, ricordate che questo è un bigliato che tira ad andare fuori dal castello. Adesso lo do.
Ogni 7 meno 10 non sono le 4 gli altri 4 Ludovico, Pedrini, Grilli, Zoffoli, la vita non discorso ma la vita stella so Morini e Sandoni. Tiro di effetto largo di Minocchi. Ci riprova. Stavolta la prende. Devi stare dietro, forte, devi anche più se facenti sono bruciati, gira bruciata, pagato non la dietro. Ultima biglia per la coppia del Bursecchio. L'obiettivo era metterla una in alto e una in basso per disfare il nido, ma siamo comunque 2-0. No, se non sai di chi è, uno va lì e tocca. Tentativo di trasfondi i turroni della biglia più esterna delle bianche. La trova. 8 d'autore, dobbiamo dire, più 1-9 e siamo a 9 pari. Progressiva per Zanelli, Grillo di seconda e 10 di terza. Diciannove. Discreta prima, non più di tanto. Paglia il pomo nazionale. Provo Minocchi a entrare lì in mezzo. Riesce nell'intento. Thank you.
Le sale trasponde torroni. Allora, per dare per fare una panoramica su quello che sta accadendo, diciamo che c'è una finale di batteria in atto, Porcellini Bardi contro Ravaioli Pasinelli, mentre tutte le altre sono seconde partite. Stella Zoffoli contro coppia milanese Lionello, perdonate, non mi ricordo come si chiama più il compagno, Ludovico Petrini no vabbè si fa partire anche Roberto Zanelli al servizio. Rimpallo per Zanelli. Duca Zanelli contro Grilli e Andrea Zoffoli. E questa Prati. Minocchi contro Zanelli Turco. Mi manca una coppia, sinceramente. Dovrebbe già essere in finale di batteria. Ah, c'è una sonnata seconda partita. Sta giocando nella saletta attigua. Non mi chiedete chi sono perché non ho seguito. Noi seguiamo questa partita. Adesso 22-9 per Zanelli. Che darà lì in mezzo quella di carambola che aveva a disposizione Turroni, le trova e segna. Non facile, se non che tirare due sponde rossa-bianca per segnare. Attenzione alla calata. Perfetto. Assolutamente non facile, sembra facile, ma questi giocatori ce li fanno sembrare facili i tiri. Sì,
li hanno parati al servizio. Trova il filotto di prima, trova il 10 di seconda, siamo praticamente pari, 20 a 22. Risponde per Massimiliano Prati, larga. Situazione di 3 contro 1 adesso. Risponde per Turroni. Alza il pallino e non dovrebbe aver segnato, anzi, togliete pure il non dovrebbe. Risponde di prima, presumo, per il capitano del 1 Sasso Morello. Non so più di dare una volta, perché vedo un bicchiere di vino rosso. Risponde Minocchi a cambiarla leggermente stretto, non segna. Quindi da quello che ci ha detto l'organizzazione c'è l'anno di Panicià, sono in finale di batteria. Intanto Roberto Zanelli va a servire, va a bocciare sul più 3, 23 a 20. Il biliardo dice no, nonostante la calata verso il centro, il biliardo dice no, 25 a 20. Mm.
non benissimo questa prima, larga, lunga, tutti i difetti. Lunga, corta, Zanelli, cerca di approfittare della biglia deludente, ne approfitta. Tiro tre ad effetto, i due pezzi segni. Non benissimo, per usare un eufemismo. Spinta così così, angolo così cos'ha, segna, se va lì in mezzo, bisogna vedere come si mettono le biglie. Corta, abbiamo dei problemi adesso, lunga e corta di questa rossa qui in alto. Entra poco. Un punto e 21-25. Intanto il pomo nazionale fa sul serio, perché trova un altro pieno. ...29-25... Poggio lì, dai. Poggio lì. Ciao. Ottima biglia, questo trasponde. Attenzione però che c'è il tiro offensivo per Turroni. Entra poco. No, potete rispondere e salire dietro al pallino. Ma Zanelli col trasponde segna. Torna lì, Minocchi.
questo non è facilissimo, questo punto. Ci sono diversi ostacoli nel cammino. Vediamo come l'angolo sembrerebbe buono. 2.003 punti. 28-29. Fuori del castello Zanelli. Sponde Prati, per adesso con le prime non è andato mai benissimo, dobbiamo dire. Ombre. Sponde Zanelli che prova di andare lì in mezzo, nel biliardo, vedete, torna indietro. Terza in arrivo, probabile. Sì. Situazione 3 contro 1 per Minoccheri e Prati. Molto stretto, nulla di fatto, terza piglia per loro. Mobile da 3 contro 1. Punto fatto. Una biglia. Ventinove pari.
Progressiva, filotto di seconda. Vedete la differenza qual è? Al momento è questa, prime tutte da buttare. Tornate indietro ancora per l'ennesima volta e c'è la terza, nonostante la prima deludente non riescono a segnare. Segnatevi questi piccoli particolari che potrebbero diventare importanti. Punto bianco, quindi c'è l'ultimo in arrivo. Da una prima deludente viene fuori un gioco strano. Contro zero, quindi per Minocchio le parti.
martello grosso ma non troppo. Il motivo lo vedete, giravo la bianca. Corta, un grillo e forse il punto. Segnale dovrebbero essere 7. Questo pratico ci sa fare, ma lo sapevamo, sì, ben chiaro. 46 a 37. Salve tre sponde minoccheri. Benino. Di risalire la cambia. Va bene. Risponde per Prati, alza e segna. Già lì di due sponde in testa.
E a parte devi andare prova, come la nostra vita. Quelli di prima? Quelli di prima. A Perugia, come terza prova, c'è anche il campione italiano. È la stessa gara. Vale sia come campione italiano. Bello, no? Sì, non lo vuole. Vale uguale, terza prova e campione italiano. Chi dice? Cosa basta? Devo essere sincero, non lo vedo. Vedi cosa succede quando la persona della rete nazionale. Si può fare così? Si può? No. Perché c'è almeno due ore se non sono ogni è uguale. Se c'è una situazione a turno non ci penso neanche di andare a guardare. Capito. Ma basta. Va bene. 46-38, Zanelli al servizio. Grillo di prima, laterale di seconda, 42-46. Volta una bella prima, la prima direi così a memoria. Quanto vincono dopo gli Stella. Vanno in finale di batteria. Quattro ad effetto, tremo di quattro se volete. Alza il pallino, segna. Finale su batteria di Carlo Bumo, Stella Zoppoli, Gerardi Panciati. Il
corrisponde con l'ultima per Turroni. L'obiettivo sarebbe quello di disfare il nido. Riesce. Del pallino nel più facile dei modi, sembrerebbe ma non lo è, una biglia 47-42. Grillo di prima, altro laterale di seconda che diventano 6 con lo sgambetto. 53-40. Risponde Zanelli. Buona. Risponde offensivo Turroni, ma sembra larga. Di minocchi. Corta con la terza per Zanelli. Bella, molto bella. Taglio molto bene, una biglia un punto e meno 10.
43 50. Lotto di prima. Robi. 51-53. Largo Turroni, terza in arrivo. Riprova con la terza, che lo il pallino sull'alto. Attenzione che Minocchi ha una mezza idea. Risponde della rossa del punto. Per come la sta inquadrando, credo che ci tirerà. Alternativa, due sponde di prima in testa. Ma ricordiamo che stiamo parlando di Yuri Minocchi. Parte il tre sponde. Va nei gialli, ma fa comunque gioco. Corta, corta a risalire dietro al pallino, ma è molto aperta questa linea. Lunga corta della rossa, doppio gioco, si passa largo, prende il pallino. La prende troppo poco. E alla fine sarà uno per... di affondare, vediamo se... Mamma mia, che rischio! Uno, 54-51. Fuori dal castello sto.
prova Prati, questo trasponde, attenzione non star stretti, attenzione non star stretti, stretta. Sono la veloce. La voleva prendere piena e fare più passate sul costello, cioè venire a fare punti a scendere. Corta risalire. Mette lì e attende, 2 contro 0 adesso per Turroni e Zanelli. Prendi il pallino, segna, non è che ci sia gran cosa da andare a tirare. Apri 5 Turroni. Potrebbe anche averli fatti. Così è 56 a 54. Rovescia Zanelli, trova 2 nella spazzatura, più 4, 58, 54. Prima di Prati, che fino adesso è stato quasi deficitario, tranne l'ultima che era buona, questa Benino, Benino,
porta. Pensando che Bigliardo apre. Comunque bella, molto bella questa. Stesso tiro per Prati, guardate come curva, rimpallo, terza in arrivo. Terza c'è la quarta. Punto rosso, si proverà credo con una prova di entrare e l'altra in tasca. Tre ad effetto. Prova di farsi dello spazio Turroni, se ne va sul largo. Adesso trasponde di quella biglia che si è spostata. La trova. Sono 12 o 13. Settantuno, 54. Il di prima e la strada di seconda, 75-54. Attenzione che va il pallino, attenzione che va il pallino, sono 16. Je sette match. Quindi anche quest'anno il Riminocchio non vincerà questo titolo. È l'unico che gli manca, l'unico titolo italiano che gli manca. Adesso chi ha vinto se la vedrà con chi vince qui. Va fuori Matteo Garrido. Thank you.
Risponde Matteo Grilli. Ottima. Situazione che ha perso di nuovo il vantaggio di biglie la coppia Ludovico Petrini. Il punto è tutt'altro che agevole. Vediamo se riesce in qualche modo a segnare. No, punto bianco, una biglia in mano che servirà unicamente a provare di venire a due biglie. Piero, a te hai mangiato? Adesso. Ma? Sto bene. No. 61-39. Rovescio, secondo zero consecutivo di Matteo Grillo. Stretto Andrea Zotto.
arriva l'ultima, dopo 2 contro 0 per Ludovico Petrenko. Che sembra essere rimasto rosso. Siamo 2-0, ricordiamo. Attacca di calcio questa biglia, entra poco. Terra di nessuno. Troppo grosso, non ci sto. YouTube ce l'hai? Sì, sì. È installato? Sì. Vilco Ludovico al servizio, meno 19. Grillo di prima, laterale di seconda, vediamo se c'è il rientro. C'è il rientro. Meno 7. Faccio un parchetto. Sì. Lo mangiamo. Bruno, mettimi anche me che appena finisco questo arrivo. Che... Sì. Adesso ci metto. Non avevo visto mai salvo. No, allora adesso ti ho messo la campanella. Io parto. Sì. 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 Dipende. Sì, vanno. Certo, già fatto. Quindi per vederlo io te lo darò su YouTube. Che è rimasto in posizione diretta finis, se invece tu quando fai le notifiche clicchi sulle notifiche ti si apre l'automatico. Discreta biglia, bisogna entrare lì con precisione, ma non è poi così semplice. È calata verso l'esterno. C'è l'ultima in arrivo, dopo 2-0 per Zoffoli e Grillo. Allora sei te. Mi sembra che te lo dietro. Ah, bello. Non ci pare. Vieni più vicino. Punto che sembra pianto. Thank you.
punto bianco, ci si lavora questa qua in alto per evitare effetti collaterali naturalmente. Lunga corta, molto difficile perché è chiusa. Infatti la prendi prima. Adesso solo il tiro di prima. Quindi solo punti semplici. Peraltro molto difficili. Fine 1, 6, 2, 5, 4, terzo pallino, vediamo se ritornerà in media oppure sparerà nuovamente a salve. No, stavolta entra però. Il risultato è il medesimo degli ultimi due pallini. 0-0-0. Preoccupante. Piccolo campanello d'allarme. Tanto gli altri, gli avversari hanno rimontato qui. Messo anche discretamente, non ci sono possibilità di tiri, quindi presumo si affonderà la biglia. No, si va a misura. Attenzione che il pallino è leggero, non condivido questa scelta. Non condivido perché bisogna affondare. Devi anche delle volte provare di prenderne il meno possibile. Questa è una mia idea naturalmente. E adesso costretto Andrea Zoffoli a un tiro offensivo, trasponde sul pallino. Attenzione che sembra... l'avevo vista stretta, vi dico la verità, ma il rischio è stato di quelli proprio a mo' di mai buongiorno del rischio è tutto. E adesso 3 contro 1 col gioco in alto, vediamo cosa succederà. Convocano con Gas, quindi con me. Sto bene. Bene. Come l'ultima volta che l'ho visto. Lunga corta di andata, tiro difficile, ma non impossibile. Addirittura è entrato poco, mai avrei creduto. Ho cominciato adesso. È stata la prima ce l'hanno? Sì, posso cominciare a scusare che non ha preso.
contorto, quelli contro. Prende proprio per la vernice esterna, adesso credo proverà di andare su con queste, saranno 3 biglie 5 punti e meno 3, 59 62. Fuori. Messa bene, però da qui non si capisce se la prendi in metà, se la mandi su per il castello, perché il pallino potrebbe deviare, ma da qui non si capisce. Credo però che il tiro bisogna farlo, ce ne accorgeremo a breve cosa succederà. Non l'ha preso, quindi è completamente mancato l'obiettivo, e la differenza la fa che il punto è vero che non è più uno spigolo, ma è comunque stretto. Si rammaricano, ma l'errore è stato loro, c'è poco da fare. Va largo Petrini, ultima in arrivo. Lì due sponde Petrino e poi 3-0. Thank you.
8 di colore pressoché fatti. Settanta a 59, ci vogliono i 10, ma ricordiamo che Matteo Bonini viene a 3-0 consecutivi. Stavolta sembra centrato. Filotto di seconda e 10 di terza, è chiuso. Bene, io direi che, visto che questa finale di batteria che sarà fra Zoffoli e Grilli e Turroni Zanelli sarà nei biliardi o in saletta o nei biliardi coperti da Piero Guglielmi, per il risotto di Ravenna, finale della batteria numero 5 al biliardo 3. Noi chiudiamo qua il collegamento, ma ci prendiamo mezz'ora di pausa perché siamo all'ottava ora di diretta consecutiva, ma dopo qualcosa proveremo di far vedere anche nelle batterie del sabato sera. A dopo. Thank you.